dottor Danilo Mazzacane, segretario generale di GOAL, Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi. Al quarto congresso svoltosi a Roma, cosa è emerso? Abbiamo realizzato il quarto congresso nazionale con una formula innovativa, prestando attenzione alla multidisciplinarietà e anche al genere. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con la Sanità Militare, con l'Associazione Donne Medico e con l'Associazione Donne in Chirurgia. È stata una apertura rispetto al passato, coinvolgendo anche altre professionalità come i biologi. L'affluenza è stata sicuramente notevole e i temi trattati sono stati di grande interesse per i partecipanti. La Commissione europea col programma EU4Health evidenzia l'importanza della prevenzione. Le donne devono fare più prevenzione per la salute degli occhi? Tutti devono fare più prevenzione. Le donne forse sono quelle che, essendo dedicate alla casa, alla famiglia, al lavoro, sono più portate a trascurare. Però ultimamente ci siamo resi conto che le donne sono diventate più attente alla prevenzione in tutti i settori, compreso anche quello della buona visione. Nella sessione occhio e maternità avete combattuto anche un po' di fake news? Sicuramente sì, abbiamo affrontato dei temi per sfatare dei miti, delle leggende metropolitane che vedevano principalmente implicate le donne miopi che erano in gravidanza, con i problemi del tipo di parto da affrontare, quindi non c'è una preclusione al parto naturale, e al problema dell'allattamento, e neanche qui c'è una preclusione all'allattamento, quindi una maggiore serenità di queste donne miope ad affrontare la gravidanza e anche il postpartum. Come GOAL fate anche attività di screening. La maculopatia e il glaucoma cosa necessitano dal Sistema Sanitario Nazionale? Una maggiore attenzione e forse più che lo screening in questo momento serve una buona informazione e comunicazione, cioè far comprendere alla popolazione, a tutti quanti, tutte le fasce di età, sia dall'età pediatrica che a quella matura, che talvolta vedere 10 decimi non è sufficiente a pensare di avere l'apparato visivo integro, in quanto ci sono purtroppo delle malattie insidiose che inizialmente permettono ancora di vedere 10 decimi, ma stanno minando terribilmente la buona funzione visiva. Se queste malattie vengono diagnosticate e curate per tempo, sicuramente il carattere invalidante può diminuire.